dice il proverbio che il mondo è fatto a scale, c'è chi scende e c'è chi sale. Il poker ovviamente non fa eccezione e i gradini di questa scala sono rappresentati dai livelli di gioco. Ma quando dovremmo fare level up? Ce lo spiega Giuliano Bendinelli, membro del team pro di Poker Club. Per quanto riguarda quando noi dovremmo decidere di fare level up, quindi di alzare l'average buy-in del nostro gioco, questo non dipende solamente dalla cifra che abbiamo vinto nei games precedenti fatti all'average buy-in precedenti, ma dipende anche da come l'abbiamo fatta e dalla consapevolezza che abbiamo del nostro gioco. Faccio un esempio: se noi abbiamo fatto 20.000 euro di profit nei precedenti 500 giochi, che è sicuramente un ottimo profit per AB50, ma gran parte di questo profit deriva dall'aver vinto ad esempio l'Eldorado, io non consiglio per forza di fare level up, in quanto il nostro bankroll si è arricchito di molti soldi, ma la nostra esperienza e il nostro gioco potrebbe non essere adatta già a un level up, in quanto abbiamo vinto una cifra grossa ma in un numero di tornei limitato, e soprattutto la grande parte, la grande fetta l'abbiamo vinta in un singolo torneo. Se invece questi 20.000 euro fossero venuti magari in 1.000 giochi e già con 25 final table, di cui 5 primi posti in tornei magari più piccoli dell'Eldorado ma comunque importanti, allora avremo accumulato già un'esperienza necessaria a provare a fare il salto al level up successivo.